questo compito di coordinare i lavori di questa apertura di Shaba, che volevo solamente, prima di dare la parola ai colleghi, esprimere il mio ringraziamento alla casa editrice Rubbettino di questa veramente interessante iniziativa, che ritengo possa e debba essere anche esportata anche al di là anche del, diciamo, del territorio, perché come metodo è un metodo nuovo, estremamente, diciamo, anche impegnativo sicuramente, perché esige un consorzio di forze, di impegno, di risorse, ma ecco, dà anche delle dritte nuove su come bisogna muoversi, soprattutto in una terra difficile come la Calabria, che contrariamente a che ne pensi qualcuno, è una, come vedremo, è una terra che ha millenni di storia, millenni di culture, ecco, uso il plurale perché appunto anche la presenza oggi di colleghi di altre comunità ci obbliga a usare il plurale per quello che la Calabria ha rappresentato in quanto a lingue e culture che poi fanno parte del tessuto nostro quotidiano. Spesso non riflettiamo su questo abbastanza, su questo concetto. Ecco, quando si parla di viaggi e culture mediterranee, magari qualcuno dall'esterno pensa a viaggi esotici, a qualcosa che riscopre l'altro. Attraverso Shaba che invece andiamo a riscoprire l'identità più profonda di questa nostra terra, che ha questo grande vantaggio, il fatto di essere una terra che nei secoli appunto è stata una terra ospitale, che ha accolto tante genti che fanno parte di questo nostro tessuto. Consiglio, siete già parte sono studenti con i vostri insegnanti, ogni tanto una riflessione partendo da delle opere miliari della nostra storia anche linguistica, ecco, una riflessione sui nostri classici. Vi invito a rileggere un grande studioso tedesco che è stato colui che ha scoperto linguisticamente la ricchezza di questa nostra terra, mi riferisco a Gerhard Rolfs, che è stato non casualmente come lo studioso che ha avuto la prima laurea honoris causa dalla nostra università, che ha fatto riscoprire le tante straordinarie Calabrie che sono riassunte nella toponomastica, che basta andare a scavare la nostra toponomastica per riscoprire queste tracce. Mi piace che il termine, tra l'altro Shaba, che è uno di questi termini antichi che abbiamo avuto dal contatto culturale con gli arabi, è un arabismo, ma ce ne sono tanti di arabismi nella nostra realtà. Proprio partendo, diciamo, da un'analisi della toponomastica di un altro grande linguista che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora nella nostra regione, mi riferisco a John Tramper, ecco, abbiamo riscoperto ulteriormente queste tracce proprio venendo qui. L'altra volta leggevo, a proposito di un testo di toponomastica, proprio qui a Soveria, se non mi sbaglio, c'è un altro toponimo interessante qui, Ugallice, mi sembra c'è Ugallice, tra l'altro un altro arabismo, perché viene dall'arabo Khalij, che è il canale derivato da un fiume. Quindi vedete come le tracce di millenni ce le ritroviamo nella nostra toponomastica, ma anche nella nostra onomastica. Tanti cognomi vengono da questa cultura che abbiamo avuto nella nostra regione, da Bosurgi a Corapi, a Modafferi, a Nesci, a Naimi, a Sirianni, a Solimena, a Tafuri. Sono tutti cognomi di origine araba che abbiamo ereditato, come abbiamo ereditato tanti cognomi di origine greca, di origine anche prelatina. Abbiamo la terra dei Brezzi, abbiamo tante espressioni osche, diciamo prelatine, nella nostra. Una di queste timpa famosa che abbiamo, questo è un termine non latino ma viene prima dalla lingua antica dei Brezzi, queste cose. Quindi Cosome Viciglia, per esempio, un altro termine antico prelatino che abbiamo. Quindi ecco, basta riscoprire la grande ricchezza della nostra lingua per trovare tanti strati, quindi strati prelatini, latini. Abbiamo tanti latinismi che conserviamo che non hanno altre regioni, tanti grecismi. La storia della Calabria è intessuta con la storia e con la lingua greca. Dal 700 al 1100 la Calabria era greca e quindi questo non poteva lasciare tracce importanti nella nostra storia. Ma poi andiamo ai Normanni, anche qui abbiamo
un numero straordinario di termini antichi che ci sono avuti dai normanni. Uno si parlava di gastronomia, uno dei termini, come dire, tipici della nostra, che ci caratterizza, l'anduia, viene dal francese antico, non è calabrese. Cioè, vedete un po' come scavando qui andiamo a trovare tante tracce importanti di una cultura millenaria e veramente straordinaria, in cui ogni popolo ha lasciato delle tracce. Ecco, non dimentichiamo, ecco, in questi giorni è un po', c'è la questione catalana, ma oltre agli spagnoli che hanno lasciato la cifra, ma anche i catalani. Ecco, ricordo qui un cognome diffuso nella nostra area, Quintieri, per esempio, un cognome catalano, significa contadino in catalano, o adunare, un altro termine catalano che abbiamo in calabrese, poi abbiamo tante altre. E quindi vi ho fatto un po' una breve cronistoria di quello che è la Calabria, diciamo, ma ovviamente poi c'è una Calabria ancora viva, oltre alle tracce, diciamo, onomastiche, toponomastiche presenti nel calabrese, una Calabria viva che trasmette culture antiche ancora, che non sono culture morte. Per fortuna sono culture che rappresentano appunto una continuità di questo modello antico e che rappresentano anche, come diceva il professor Rubattino qui all'introduzione, una via nuova per guardare al mondo oggi, cioè guardare queste comunità non a degli aspetti residuali di un passato che non ci riguarda, ma queste comunità possono rappresentare anche nelle nuove dinamiche della società contemporanea, che, come notava in questi giorni un acuto osservatore del Sole 24 Ore, non va più nella solita direzione verticale con cui storicamente vedevamo il mondo, in cui noi ci vedevamo in basso e guardavamo il mondo sviluppato in direzione verticale, ma il mondo oggi ha delle dinamiche orizzontali che creano nuove relazioni anche tra le stesse regioni italiane. Non è casuale se appunto in questa nuova visione anche del mondo che si sviluppa in questa direzione, anche col Mediterraneo che acquisisce nuova centralità oggi, le culture di questi popoli che oggi sono le minoranze linguistiche storiche, appunto quella greca, quella occitana, quella albanese, rappresentano delle nuove opportunità per la Calabria, perché queste comunità, diversamente da altre minoranze che ci sono in Italia, non sono mai state comunità separate, non sono comunità altre, sono orgogliosi questi, diciamo, le nostre minoranze di essere calabresi come le altre, ma hanno qualcosa in più dei calabresi, hanno una tradizione, una lingua, una cultura che non li rende estranei dai calabresi, ma che li rende portatori di modelli, di circuiti interessanti, in cui questi popoli dialogano con altri popoli con cui la Calabria avrebbe interesse anche materiale, economico. Sono realtà interessanti oggi che potrebbero offrire anche nuove opportunità di sviluppo alla stessa Calabria. Quindi vediamo come Sciabaca, da come riscoperta del passato, diventa anche una traccia per guardare avanti, perché la memoria non deve servirci solamente per dire come eravamo belli e come eravamo importanti. La memoria ci deve servire per avere consapevolezza di quello che siamo, ma soprattutto appunto per costruire anche modelli più adeguati alla modernità e modelli nuovi. Quindi non guardiamo queste minoranze come degli aspetti di, come dire, residui di un passato che non ci interessa. Beh, anche questo si traduce nella terminologia quotidiana. Spesso quando parliamo di queste minoranze si dice conservano la lingua, la cultura. Queste minoranze, se sono vive ancora oggi, lo sono perché non hanno conservato, ma perché nella loro storia plurisecolare o plurimillenaria hanno sviluppato una storia linguistica, politica, spesso come è il caso diciamo anche delle comunità albanesi, ma anche religiosa particolare, che le rende tali non perché hanno conservato qualcosa, ma perché qui a contatto con la cultura calabrese hanno, come dire, rigenerato se stessi, dando anche agli altri degli apporti non indifferenti. Ecco, mi premeva fare questo inquadramento per spiegare il senso anche di quello che andranno a dire anche i colleghi, quello che poi in chiusura andrò a dire qualcosa io per la comunità di riferimento, che è quella albanese. A questo punto darei inizio a questo incontro dando la parola al professor Kunert, che, come è stato già spiegato, è uno studioso serio tedesco che, come su questa scia dei
dei nostri studiosi, insomma, ecco, ha da tanto tempo riscoperto un segmento importante della nostra terra, quindi lui è uno specialista, un occitanista, uno specialista di occitano, quindi vive ormai, anzi sei anche un calabrese di adozione, oltre a essere tedesco, occitanista, quindi ecco, riassumo un po' questa identità plurale che ci va a dire. Quindi ecco, uno specialista di occitano, e quindi gli darei la parola appunto perché faccio appunto il suo intervento incentrandolo ovviamente sulla comunità di riferimento che è la comunità minoritaria occitana in Calabria. Prego. Buongiorno. Allora, la comunità occitana, la minoranza occitana in Calabria ha un problema, oltre ai problemi di cui parlerò più tardi, ha un problema di partenza. Cos'è l'albanese? Anche senza saper niente di lingue indoeuropee, di lega balcanica, l'albanese è la lingua dell'Albania, il greco è la lingua della Grecia. Cos'è l'occitano? Un'Occitania non esiste. Quindi non esiste uno Stato di cui l'occitano sarebbe la lingua. E inoltre l'occitano è una lingua che non ha mai avuto un nome. È sempre stato chiamato in modi diversi da altri. I parlanti non hanno mai dato un nome alla lingua. Quindi nessuno sa che cos'è l'occitano. Bene, l'occitano è la lingua del sud della Francia, la Languedoc, in Italia purtroppo spesso chiamato provenzale, ciò che causa complicazioni infinite, perché la Provenza è una piccola parte dell'Occitania. Quindi l'occitano è la lingua del sud della Francia e che si parla appunto anche, cioè si parla in alcune valli del Piemonte, si parla in Val d'Aran in Catalogna e si parla appunto anche a Guardia Piemontese. Dunque anche i guardioli, gli abitanti di Guardia Piemontese, non sanno che cosa sia l'occitano, non l'hanno mai chiamato occitano. Sapevano di parlare un'altra lingua, che non parlavano né italiano né calabrese, però non sapevano che cosa fosse. Guardia si identifica con il suo passato religioso. Guardia è nata come comunità valdese e sì, ne parliamo dopo. L'identità di Guardia si basa sul mito della strage del 1561. Questo è quello che i guardioli credono di sapere. Non c'è nessun interesse per la lingua, non sanno dove si parla l'occitano, chi lo parla. Per loro l'occitano è il guardiolo, il guardiolo è la lingua di una comunità che si definisce attraverso il suo passato religioso. Non sanno che occitano è qualcosa che non ha niente a che fare con il fatto valdese. Non sanno che non tutti gli occitani sono valdesi, per loro occitano e valdese è la stessa cosa.
Oggi usano anche la bandiera occitana, l'inno occitano, ma non hanno idea a che cosa si riferisce, a quale territorio corrisponde, cos'è l'Occitania. Tutto viene attribuito all'identità valdese. Allora, chi sono i valdesi? Comincio con una citazione di una enciclopedia. Valdesi, con questo nome vengono designate due comunità cristiane ben distinte, ma situate l'una sul prolungamento storico dell'altra. Il movimento valdese, protesta religiosa medievale, e la Chiesa valdese, che è una moderna organizzazione protestante tuttora esistente. Dunque, il movimento valdese nasce nel XII secolo con questo personaggio che in Italia viene chiamato Pietro Valdo, ma l'unico nome attestato è Valdesius, non si chiamava sicuramente Pietro e neanche Valdo. Quindi è un movimento che vuole in qualche modo tornare alle origini del cristianesimo, leggere la Bibbia in una lingua comprensibile, cioè non in latino ma nella lingua del popolo, e seguirla alla lettera, specialmente per quanto riguarda la povertà, cioè Valdesio leggeva: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Valdesio era ricco, quindi si chiedeva: come posso essere salvato io? Leggere la Bibbia, seguirla alla lettera, soprattutto per quanto riguarda la povertà, cioè Valdesio ha dato via tutti i suoi averi e è rimasto povero. Poi cose non si deve giurare, e i valdesi volevano predicare, che era ovviamente prerogativa dei preti della Chiesa di Roma. Nel 1532 i valdesi decidono di aderire alla riforma protestante. Da allora sono protestanti, poi calvinisti, e non più valdesi nel senso medievale. In quel momento comincia la persecuzione. Ecco, molti valdesi raccontano che c'erano persecuzioni. A me non risulta, la persecuzione inizia con la riforma. E quindi anche quando i valdesi di Calabria decidono di aderire alla riforma, si scatena la persecuzione qui. Il 5 giugno del 1561 vengono bruciate le case, tagliate le vigne e i prigionieri sono portati a Montalto, dove qualche giorno dopo, 88 o 86, sono giustiziati, quindi condannati e giustiziati. Non hanno ucciso senza distinzione, come secondo il mito a guardia, dove il 5 giugno il sangue sarebbe scorso attraverso la Porta Grande, che oggi si chiama Porta del Sangue. Non è scorso nessun sangue a guardia. La strage è avvenuta a Montalto. Dunque, i guardioli, quando vogliono aderire alla riforma, vengono fermati.
non sono mai diventati protestanti e quindi non fanno parte della comunità valdese di oggi. Però siccome loro basano la loro identità su questo mito della strage, loro vedono nei valdesi il loro popolo, si identificano con i valdesi, ma non hanno mai fatto parte della comunità protestante, quindi per i valdesi di oggi, per i protestanti, i guardioli non fanno parte della loro comunità. C'è sì questo racconto della persecuzione a causa dell'adesione alla riforma, ma guardioli non sono valdesi. Allora, l'identità dei guardioli di oggi è un'identità linguistica che si basa unicamente sulla lingua. Cos'è l'occitano? L'occitano è una lingua romanza, come italiano, francese e tutte le altre. Si parlava nel sud della Francia, come ho detto prima, nelle valli del Piemonte e in Val d'Aran. Oggi l'occitano è praticamente una lingua morta, cioè ci sono persone che lo parlano, ma l'Occitania ha una popolazione di 12 milioni, di cui massimo un milione parla occitano. Cioè è difficile che uno che lo sa parlare incontri qualcuno con cui parlarlo. Cioè ci sono persone che sanno parlarlo, anche ci sono manifestazioni occitaniste dove ci incontriamo per parlarlo, ma nella vita quotidiana nessuno parla occitano. L'occitano aveva al Medioevo la grande letteratura dei trovatori, che è all'origine della letteratura italiana, quindi va bene, non diremo altro. Poi c'è anche una letteratura moderna, si è sempre scritto l'occitano. Frédéric Mistral nel secolo scorso ha avuto anche il premio Nobel per la letteratura per la sua opera scritta in occitano. Quindi oggi probabilmente c'è più gente che scrive l'occitano che non gente che lo parli. Allora, il guardiolo è originario nelle valli valdesi del Piemonte. Quindi abbiamo detto alcune valli del Piemonte, in alcune valli del Piemonte si parla occitano. Oggi si sta perdendo perché le valli si spopolano, la gente se ne va nella pianura piemontese e smette di parlare occitano. Il guardiolo è originario delle valli valdesi, che sono due e mezza delle valli occitane. Però il guardiolo è arrivato in Calabria nel 300, quindi 700 anni fa, e è cambiato tanto. Prima di tutto, metà del guardiolo è calabrese, cioè metà dei vocaboli sono calabresi.
ma anche quelli che sono occitane hanno cambiato talmente che nessuno capisce più. Cioè, se quello che noi diciamo la lengo, cioè la lingua, loro dicono Zheng, non si capisce. quindi ci sono tutti questi cambiamenti all'interno del Guardiolo che lo rendono oggi completamente isolato. Già le parlate del Piemonte sono periferiche, sono difficili da capire per qualcuno che parla un'altra forma di occitano. Poi dovete tener presente l'occitano in Francia vive a contatto e sotto l'influsso del francese. L'influsso francese c'è stato anche nelle valli in Italia, ma oggi chiaramente prevale l'italiano e come in Val d'Aran l'occitano della Val d'Aran oggi è influenzato dallo spagnolo e quindi diciamo a parte questi influssi delle lingue di Stato, l'occitano delle valli era sin dall'inizio periferico, quindi difficile da capire per qualcuno che parlava un'altra forma di occitano. Poi con tutti questi cambiamenti che ci sono stati in Guardiolo, anche gli occitani del Piemonte oggi hanno difficoltà a capire il Guardiolo, figuriamoci qualcuno della Francia non capisce niente del Guardiolo. Ovviamente noi stiamo cercando di normalizzare il Guardiolo, cioè lo scriviamo in una grafia occitana, in una grafia leggibile, perché se io provo con i mezzi che ho a disposizione di rendere questa pronuncia Guardiola, non lo capisce nessuno. Invece se lo scriviamo così come scrivono gli altri, almeno per via scritta si può capire. Ecco, il Guardiolo è ancora vivo, però da quando è chiusa la scuola al paese ci sono bambini che non lo imparano più. Nel corso dei secoli, già nel 500 l'Inquisizione dice i giovani devono andarsene e devono arrivare uomini giovani in paese, perché quando si sposavano l'uomo andava a vivere dalla donna. Quindi se si sposavano con gente di fuori, gli uomini se ne andavano ed erano persi per la trasmissione della lingua, mentre in paese, in tutte le famiglie, la mamma era guardiola e parlava occitano. Quindi i bambini del paese hanno tutti imparato l'occitano. Ma anche questo è finito, perché quando si sposano oggi vanno a vivere almeno alla marina, dove si parla calabrese. Quindi è difficile che una famiglia oggi rimanga in paese. I bambini vanno a scuola alla marina con tutti i bambini calabresi della marina e non hanno nessun interesse a imparare la lingua della madre. Bene,
iniziative magari della comunità che sta che organizza così per informarti? C'è l'insegnamento nella scuola, ma se manca l'interesse dei bambini la situazione che abbiamo anche in Occitania francese, l'insegnamento nelle scuole esiste, ma fuori dalla scuola i bambini non hanno nessuna occasione di parlare la lingua. I bambini di guardia ovviamente si adeguano più ai coetanei, agli altri bambini, e parlano italiano o calabrese e non imparano il guardiolo. Noi abbiamo fatto un libro per la scuola, abbiamo fatto grammatica, vocabolario. I mezzi ci sono, però per esempio nella scuola mi sa che è rimasta una sola insegnante che parla guardiolo, quindi non c'è nessuno che lo possa insegnare, anche se abbiamo tutti i mezzi, se gli insegnanti non ci sono, da chi imparano il guardiolo i bambini. Vabbè, quindi io ho detto che è sbagliato l'identificazione con il passato religioso, ma ovviamente i guardioli devono ricordare il passato, cioè non devono dire siamo calabresi come tutti gli altri. Hanno una storia particolare e la devono conoscere, questo può anche aumentare l'interesse di conservare anche la differenza linguistica, la consapevolezza, noi siamo diversi, conserviamo la nostra particolarità che è la nostra lingua, e poi non mi ricordo se l'ho detto, i guardioli non sanno che cosa sia l'occitano, per loro è la propria parlata e basta, devono imparare anche che esistono occitani fuori da guardia, che esistono occitani in Piemonte, che l'occitano è un problema della Francia e non dell'Italia. Allora io conosco un ragazzo che fa musica e quindi si sposta, incontra anche altri, ma il resto della popolazione non ha nessun interesse per questo. Il libro per la scuola che abbiamo fatto noi è basato su una invenzione di due ragazzi della Val d'Aran che sarebbero venuti a guardia perché hanno saputo che anche là si parla occitano. Questo si dovrebbe trasformare in realtà, si devono creare contatti con altri che parlano occitano, se no... Il guardiolo sarà finito tra qualche decennio. Okay. Grazie. Ringraziamo il professor Kuhner per questa presentazione. Ovviamente da studioso si è soffermato dall'interno della comunità, ma alla fine appunto ha dato dei suggerimenti come l'identità, poi dobbiamo ricordarcelo, questo non agli altri ma anche noi stessi, non è ciò che si è ma ciò che si vuole essere, per cui in questo caso
l'identificazione con l'identità religiosa era un fatto naturale prima, diciamo era naturale nella storia dei popoli, perché fino all'illuminismo i popoli si riconoscevano per la religione di appartenenza, cioè non era un fatto limitato alle piccole comunità. Quindi d'altra parte appunto non aver avuto queste occasioni di apertura alla cosa poi ha finito per far credere che sia anche gli stessi albanesi, qui torniamo, qui erano identificati nella cultura calabrese come greci. Parlare in griku, per esempio, qui a Gizzeria, non solo a Gizzeria, ma anche diciamo c'è Zangarona, a Zangarona io ho registrato gli ultimi albanofoni e per dire parlo albanese dicevano fras in griku, perché a furia di sentire gli altri, cioè, l'identificazione degli altri ha fatto poi trasformare l'etero-identificazione in auto-identificazione, quindi vedete che non è l'identità, non è una cosa facile, quando cioè, piccole comunità, a furia di dire che sei tale, poi uno finisce per convincersi che è tale. Ecco, quindi diciamo anche. Sì, stessa cosa, la nostra comunità più importante in Sicilia, appunto, piana oggi, attualmente piana degli albanesi, fino al 1941 era piana dei greci, perché era naturale che, essendo la religione un elemento identificativo primario, quindi anche lì è stato un elemento primario. Ovviamente nella prospettiva laica oggi moderna diventa la lingua lo scudo principale, ma prima era la religione lo scudo principale e anche l'elemento identitario, quindi era naturale anzi che si sentissero tra virgolette valdesi in questo caso. E poi ovviamente come in tutte le storie, quindi c'è un elemento di richiamo anche identitario forte, anche con tutte quelle operazioni che erano comprensibili, diciamo, magari finisce per diventare un elemento anche in parte anche, come dire, aumentato un po' da questa visione. Ovviamente ecco, resta l'importanza di questa, che è la più piccola delle minoranze calabresi, che abbiamo iniziato con la Popico, nonostante le sue dimensioni ridotte, come si diceva, gli agganci a realtà che oggi sono molto più ampi, ecco, dalla Catalogna alla Occitania francese, al Piemonte, rappresentano per la piccola comunità guardiola degli elementi importanti, e non è casuale se appunto è al centro dell'attenzione di associazioni, gruppi, fanno festival, altre cose. Penso ecco che al pessimismo dello studioso bisogna, come dire, sostituire un po' l'ottimismo oggi di una realtà che fa di queste specificità anche un elemento di raccordo con realtà anche culturalmente molto vivaci, diciamo, che possono offrire alla comunità guardiola anzi un sostegno maggiore di quello che magari potrebbero offrire altre comunità. Bene, dalla piccola comunità di guardia piemontese, unica comunità di lingua occitano, passiamo alla comunità, l'altra comunità minoritaria, quella più antica, in ogni caso, che è appunto quella greca, e qui abbiamo un autorevole esponente e anche studioso di questa realtà, che è il dottor Tito Schillaci, che ringrazio appunto per essere qui con noi e che ci porta la sua esperienza, diciamo un'esperienza che lo ha portato anche a continui rapporti con la realtà greca e a produrre anche dei risultati interessantissimi di cui vi parlerà lui, ovviamente, non io. Grazie, ti chiedo scusa, mi sembra computer. Sì, buongiorno, grazie innanzitutto a voi che siete qua, grazie a chi ha organizzato queste cose, e mi piace sottolineare che il titolo di questa giornata già è una dichiarazione di appartenenza, perché nel titolo c'era la parola prezioso, abbiamo sentito parlare di possibilità per il futuro riferite alle minoranze, e non è una cosa scontata. È una dichiarazione di appartenenza a che cosa? A una visione della vita. Perché il problema cruciale è questo, la situazione che è stata descritta per gli occitani è molto simile alla nostra, anche noi siamo molto pochi, poche centinaia di persone, quasi tutti vecchi, è cessata la trasmissione spontanea all'interno familiare, non ci sono bambini che apparlano spontaneamente il nostro greco. E questo è il problema cruciale, ma quello che succede per gli occitani, perché un bambino che si trasferisce in marina deve parlare l'occitano, questo vale anche per noi. 40 anni fa, quando abbiamo cominciato, eravamo ragazzini noi a fare dei corsi per insegnare il nostro greco, il cosiddetto grecanico, ai bambini, le mamme ci facevano un'obiezione, corsi di greco, ma perché non fate un corso di inglese? E questa domanda è una domanda pertinente, è una domanda seria, alla quale se siamo capaci dobbiamo dare una risposta appropriata.
perché altrimenti facciamo perdere tempo ai bambini e facciamo perdere tempo anche a voi, che potevate essere a scuola a fare qualcosa di più interessante. Allora, qual è il senso di tutto questo? Anche io cercherò di dire quello che per me, per la nostra realtà, dà senso a questo tipo di battaglia. Allora, come si ingrandisce qua, Francesco? Non so. Aspetta un po', dovrebbe essere. Presentazione. All'inizio, la prima. Ok, e ho messo questo titolo perché cercherò di essere sintetico, spero in 20 minuti, eventualmente mi avvisa Francesco di riassumere le cose che voglio dirvi. Chi sono i greci di Calabria? La risposta più semplice è questa, una delle tante, delle tantissime minoranze linguistiche che arricchiscono il nostro paese. Potremmo chiudere il discorso qui dicendo che siamo semplicemente una comunità che parla una lingua diversa dalla lingua ufficiale, però sottolineiamo, questa carta è molto importante, che effettivamente l'Italia è un terreno di coltura fertile per tutte le lingue, perché è un passato di scambi, di contatti con tutto il mondo, che il mondo conosciuto, il mondo che si frequentava nei secoli passati e di cui oggi è lo specchio attraverso queste lingue che ancora vivono nel nostro paese. Cercando per farvi capire che lingua parliamo, ho cercato le parole in fondo al pozzo. Guardate, vi cito queste parole, tanto per darvi un'idea. Noi chiamiamo l'uomo atropo, antropologia, tutto quello che vi viene in mente. La donna è gineca, sembra strano, ma se diciamo ginecologo, ginecologos, comprendiamo. Il corpo è soma, somatico, tutto quello che viene. La pelle è derma, dermatite, dermatologo. Il sangue è ema, glicemia, azotemia, tutte queste cose, ematico. La testa è cefalì, cefalea. Il mondo cosmo, non vi dico nulla. La voce fonì, afono, fonico, tutte queste cose. Il cuore cardia, cardiologo. Il medico iatro, pediatro, su tutto quello che c'è iatria viene da iatro. Il bambino pedì, pediatra, pediatro. L'amore agapi. La parola logo, che troviamo infinite volte, cardiologo, tutte queste cose, in medicina non ne parliamo. Il rene nefro, l'amicizia filia, l'amico filo, filo albanese, filo greco, tutto quello che... E grande mega. Ecco, queste parole che sono quotidianamente nella bocca di tutti voi, per i nostri contadini sono lingua madre, sono parole spontanee con le quali indichiamo noi stessi. Qual è l'origine di questo fondo? Andiamo in fondo a questo pozzo, andiamo veramente molto lontano. Questo è un frammento di un vaso che è stato trovato a Bova, e sui campi di Bova in montagna, in un forte greco, del VI secolo avanti Cristo. Vedete che c'è incisa una parola, Simon, con caratteri dorici. È la prima, la più antica attestazione che abbiamo nel nostro territorio di una presenza greca scritta, cioè nel 600 avanti Cristo, nel VI secolo avanti Cristo, a Bova si parlava greco, si scriveva, c'era gente che sapeva leggere e scrivere, 2600-2700 anni fa, sulle nostre montagne, non nelle città di Reggio, non a Siracusa, non ad Agrigento, le montagne c'era gente che scriveva il proprio nome, e questo è il più antico nome. Ora, da Simon ad oggi noi parliamo ininterrottamente greco. Qual è la storia, andando avanti, di questa lingua? La Magna Grecia, dall'VIII secolo avanti Cristo al III secolo avanti Cristo, la lingua greca dominava. Nel III secolo inizia la conquista romana, che si conclude nel V secolo dopo Cristo. Sono 800 anni lunghi. Il problema è, dopo i Romani, dopo l'Impero Romano, c'è la conquista bizantina e la Calabria diventa un tema dell'Impero d'Oriente, dal VI all'XI secolo, altri 500 anni di rielenizzazione. La grossa diatriba culturale e linguistica per noi è stata se il nostro greco abbia avuto origine in epoca bizantina, quindi VII, VIII, IX secolo, oppure se abbia avuto origine già, cioè se sia la continuità delle lingue parlate nella Magna Grecia. Oggi, grazie a Rolf e ad altri studiosi, sappiamo che c'è continuità linguistica, non mi soffermo perché. Cioè che durante tutta l'epoca romana, i 700 anni dell'Impero Romano, la gente, il popolo, ha continuato a parlare greco. Nel VI secolo, caduto l'Impero Romano d'Oriente, quello che oggi chiamiamo bizantino, non conquista, ma inizia una guerra per liberare il territorio occidentale dai barbari e libera effettivamente la Calabria, la Meridionale, Ravenna, Roma e le altre regioni. E quindi la Calabria torna un'altra volta nell'alveo dell'Impero d'Oriente. Guardate, questa frase è interessante. Nel bios di Sant'Elia lo Speleoto, un santo del Reggio, c'è scritto, comincia così, ebbe per patria una città chiamata Reggio, situata alla frontiera con l'Occidente. Cioè nella nostra visione della vita di oggi non avrebbe senso che Reggio è una città situata alla frontiera con l'Occidente. Però se guardate questa carta vi rendete conto.
Questo è stato il nostro mondo per 500 anni, politicamente, la capitale Costantinopoli, il confine occidentale, la Calabria. Qui ancora la Sicilia è verde perché era bizantina, ma poi nel VII-VIII secolo la Sicilia cadde in mano agli arabi e la Calabria rimase effettivamente l'ultimo avamposto. Scusami, anche forse ricordare, ragazzi, la stessa nome Calabria è, diciamo, di derivazione bizantina, perché non è il nome della nostra regione. La nostra regione era il Bruzio. Sotto la dominazione bizantina uno dei temi era quello della Calabria, che rappresentava il Salento, perché era il nome del Salento, la Calabria, e quindi poi sparito il Salento dalla dominazione, è rimasta solamente la Calabria, il tema è rimasto il nome. Abbiamo un nome che non è il nostro, perché è il nome del Salento, la Calabria. E quindi durante il periodo bizantino è passato a indicare quella che è la nostra regione. Bene. Guardate in alto, vedete quell'angolo verde, quella è la Crimea, che è stata Ucraina e che è stata Russia. Io per farvi vedere, fare capire quanto si è cambiata l'ottica in cui guardiamo le cose, quando arrivano le badanti dell'Ucraina, per noi è come se venissero dall'altro mondo, ma sono state nostre conterranee, le nostre compatriote. Vedete come è diverso il modo di guardare il mondo, il punto di orientamento. Questo è cambiato. Nell'undicesimo secolo arrivano i Normanni, e cosa succede? Ecco, quando arrivano i Normanni trovano l'Italia meridionale greca, tutta la Calabria centro-meridionale parlava massicciamente greco, il greco era diffuso in tutta l'Italia meridionale. Con i Normanni inizia la latinizzazione religiosa, torniamo sempre al problema religioso, e poi linguistica, per cui l'area di lingua greca comincia a restringersi sempre più. Vedete, questa verde è l'area di lingua greca intorno al 1500, questa grande, e questa centrale è l'area, ecco, questa che attualmente è lenofona. E quindi cosa significa questa ricostruzione storica? Che noi non siamo, diversamente dagli Arbëresh e dagli Occitani, un enclave di popolazioni venute dalla Grecia, dai Balcani in una determinata epoca. Noi non abbiamo patrie perdute, non c'è nel nostro pensiero la Grecia come patria da cui siamo partiti, non esiste nulla di tutto questo. Cioè noi siamo calabresi, siamo autoctoni, siamo indigeni e parliamo questa lingua che è la nostra lingua da 2800 anni. Quindi in quest'ottica noi non vediamo la Calabria come una terra latina che ha subito una serie di dominazioni, tra cui una dominazione greca. Al contrario, una Calabria come terra greca da 2800 anni, che ha subito un processo di latinizzazione iniziato nell'undicesimo secolo e non ancora completato per la presenza nostra, degli Arbëresh e di tutti voi, perché le tracce di questa rigidità sono molto profonde. E, dal punto di vista culturale però, l'epoca bizantina è durata 500 anni, è importantissimo. Tenete conto che noi siamo italiani da 160 anni, cioè per arrivare alla profondità dell'influsso della cultura e della civiltà bizantina devono passare altri 350 anni, ma chissà cosa ci sarà, che realtà geopolitica avremo fra 350 anni. Capite che 500 anni non passano impunemente su un territorio, su un popolo, lasciano tracce profonde, molte delle quali le ha evidenziate il professore Altemare poco fa nei toponimi, negli antroponimi, ma nella mentalità, nel modo di parlare, nel modo di ragionare, nella visione della vita che noi abbiamo. Tutto questo ce lo portiamo ancora dentro. Per questo vi interessa questo discorso. E per questo motivo noi diciamo che i greci di Calabria sono minoranza linguistica, ma sono maggioranza culturale. E in passato, Francesco, abbiamo fondato un'associazione che poi si è spenta, Calavria, di greci e albanesi di Calabria, in nome di questo comune matrice bizantina. Cioè noi riteniamo che la Calabria sia sostanzialmente un popolo bizantino, cioè un popolo che si è strutturato come popolo, come identità nell'epoca bizantina. Di questa tradizione bizantina oggi abbiamo testimonianze eclatanti come la lingua arbëresh e la lingua greca, e poi abbiamo questa grecità diffusa che in tutti noi che ci portiamo dentro in queste cose di cui abbiamo parlato prima. E per dimostrare quanto è stato forte l'influsso bizantino, questo documento, guardate, è scritto con caratteri greci, ma se leggete è un testo in dialetto calabrese ed è del XV secolo. Cioè i Normanni arrivano nell'undicesimo secolo, 400 anni dopo ancora chi sa scrivere, scrive in greco. Il dialetto calabrese è scritto con caratteri greci. Questa è stata la forza, la vitalità della grecità in Calabria. Non è stata una cosa che è stata spazzata via in un attimo, perché è qualcosa che si era profondamente incardinato nel nostro modo di essere. Dunque, la lingua che parliamo, guardate, è questa. Rolf ha contato le parole, 4.500 termini, e ha trovato 3.800 termini greci. E poi, guardate, 300 termini latini, 75 spagnoli, 52 francesi, 51 arabi, provenzale, sarde, slave. Questo è lo specchio della nostra lingua. Che significa che noi abbiamo 51 parole arabe? Guardate, gli arabi sono stati per noi un flagello. Quando gli arabi hanno conquistato la Sicilia, Reggio era veramente confine, la Calabria ha fermato l'invasione araba verso il continente. Però non è stato solo questo, perché entrano 51 termini da una lingua all'altra, occorre che ci siano scambi profondi, culturali, commerciali, di convivenza.
Allora, cosa possiamo fare noi di tutto questo patrimonio di lingue che abbiamo? Questa è la nostra lingua, queste sono tutte le lingue. Questa è una coperta grecanica, vedete, un mosaico di elementi, di tasselli di provenienza più svariata. Ora sta a noi, come visione della vita, scegliere cosa fare. Noi possiamo fare di questo passato una clava da blandire contro quelli che vengono per invaderci, oppure trovare gli elementi comuni. Che se io dico sciabaca, come dicono sciabaca gli arabi, se dico nduja, come dicono i francesi, gebbia, come... allora vuol dire che c'è qualcosa che mi accomuna. Io posso usare questi tasselli per creare legami che vanno dal mondo, dal Nord Africa, al Medio Oriente, ai Balcani, all'Oriente Bizantino. Per esempio da noi abbiamo il culto, c'è una chiesetta dedicata a Sant'Anastasio il Persiano, che ancora c'è l'affresco col turbante, ma come fatto ad arrivare mille anni fa il culto di un santo persiano a Montebello Ionico? Se guardate sempre quella carta, questo stato nostro concreto, ideale, aveva confine in Calabria in Occidente, ma il confine orientale era la Persia. Questi erano gli orizzonti vastissimi. Poi gli imperi, proprio per natura, non hanno frontiere all'interno, quindi le popolazioni si spostavano da una parte all'altra e tutti gli imperi sono sempre stati multietnici e multiculturali. E questa oggi può essere una visione del mondo che serve, secondo noi, è da proporre. Noi guardiamo al passato in questo modo, cercando queste cose. Ecco, e qui richiamo una frase di Senghor, che ha detto: siamo tutti culturalmente mezzo sangue. Senghor è stato il cantore della negritudine, se ricordate. Vedete? Ed è bellissimo, cioè non esistono lingue pure. Io dico che le lingue pure sono come le razze pure. Non possono esistere. Per propria natura le lingue sono di contatto e portano le tracce di tutto quello che abbiamo vissuto, che dobbiamo conoscere. E questo forse può dare senso. Poi un'altra cosa che può dare senso a questa ricerca è che ovviamente la lingua è solo la punta di un iceberg. Sotto la lingua, questo non l'abbiamo capito man mano che andavamo avanti in queste scoperte, c'è tutto il patrimonio delle tradizioni, della cultura, delle relazioni sociali. Guardate questo, l'artigianato del legno nostro, che è molto semplice. Questo è un timbro che si usa per i dolci. Questo è di un paese di Rohudi. Guardate questo timbro che è identico, realmente identico, e questo viene da Arta ed è del VI secolo. Dalla Grecia, la croce greca è scritta nel cerchio, è identico, veramente sovrapponibile. Questo è un codice che pochi conoscono purtroppo, un codice dell'Italia meridionale, miniato a Reggio Calabria nell'anno 904, si trova a Patmos, e sono le omelie di San Gregorio Nazianzeno. Guardate questa figura, è miniato in una cosa bellissima, e qui c'è il gallo e l'albero della vita. Sì, questo sono l'albero della vita e il gallo che si nutre. E allora qual è il significato? Perché il gallo? Chi è il gallo? Il gallo è l'animale che annuncia l'alba. Quando canta il gallo, la notte è finita, arriva il sole. Allora già questa immagine è un'immagine di speranza anche per questa terra. Cioè noi dobbiamo sapere che se siamo nella notte, come abbiamo migliaia di problemi, però dobbiamo credere che il gallo canterà e arriverà l'alba. Allora oggi come la cultura popolare trasferisce queste cose? Guardate, questa è fatta da una donna delle nostre parti. Spontaneamente, senza avere idea di tutte queste cose e dei significati. Sono cose che la gente si porta dentro ed esprime in questa maniera. Ma non solo nell'area elenofana, in tutta la Calabria centro-meridionale, probabilmente anche qua. E io dico che gli intellettuali hanno dimenticato tutte queste cose, ma la cultura popolare no. La cultura popolare è come un fiume sotterraneo. Quando una civiltà è in auge, i valori sui quali si fonda sono vissuti in un modo consapevole. Quando questa civiltà crolla la civiltà bizantina, subentrano altri valori, ma quei valori di quella civiltà li conserva il popolo, con la cultura tradizionale popolare. È come un fiume carsico che poi a un certo punto emerge qua e là e dà ancora dei frutti positivi. Ecco, questa è un'altra tradizione di Bova molto antica, questa è la palma che facciamo a Bova per la Domenica delle Palme, è una figura femminile, vedete, all'altezza d'uomo, bellissima, e questo richiama la raffigurazione bizantina della Quaresima, che si chiama in greco la Signora Quaresima, e Kyrias Arachostei. E però, a differenza della Saracostì greca, che la Quaresima è un periodo di penitenza, quindi non ha bocca, non ha, perché in Quaresima non si mangia, le mani giunte perché in Quaresima si prega, ha una croce sul capo che forse è questa. Questa nostra palma è poi resa bellissima con fiori, frutti, palme, ed è probabilmente la sovrapposizione cristiana di un culto antico di rinascita della natura, del culto di Persefone, eccetera. Vedete come abbiamo tracce millenarie in forme che si tramandano così spontaneamente senza averne consapevolezza. Va bene, queste sono altre cose di quello che si può fare oggi di questi schemi che abbiamo nell'artigianato e che ha fatto anche la Fondazione Robettino. Dunque, guardiamo al passato. Quando parliamo di queste lingue nostre parliamo necessariamente del passato. Però in che modo dobbiamo guardare al passato? Il passato può essere una palude. Può essere un modo, ecco, quello diceva il professor Altemari, per dire: ma come eravamo belli, noi ci vantiamo della Magna Grecia, per che cosa? Per consolarci delle frustrazioni di oggi.
Allora, un modo di guardare al passato, come insegna il nostro Hierondas, il professore Menuto, è con lo spirito del pellegrino. Che cosa significa con lo spirito del pellegrino? Cosa cerca il pellegrino quando va, vuole vedere il monumento, vuole vedere la chiesa? Cerca qualcosa di più profondo, cerca dei valori su cui fondare la propria vita. Allora, guardate, questa è Sant'Elia, lo speleotto di cui vi ho parlato prima. Allora, la vita di Sant'Elia racconta questo aneddoto. Dice che c'era un'orsa, parliamo di un santo del IX secolo, un'orsa che distruggeva gli alveari del monastero. Allora i monaci vanno dal padre Elia e gli dicono: padre, dobbiamo uccidere quest'orsa perché ci distrugge gli alveari. Ma il padre Elia si rifiuta di uccidere l'orsa, esce, parla con l'orsa, la ammansisce, l'orsa se ne va e non disturba più nessuno. E siamo 300, quasi 400 anni prima di San Francesco d'Assisi. Un altro aneddoto nella vita di un altro santo nostro di Mammola, San Nicodemo di Mammola, racconta che San Nicodemo zappava l'orto scalzo insieme ad altri monaci e, sollevando una zolla, venne fuori uno scorpione vicino al piede. Allora gli altri monaci corrono con la zappa per ammazzarlo e il padre Nicodemo non permette che venga ucciso, perché anche lui è una creatura di Dio. Allora ragazzi, ma oggi ha senso parlare di questo? Cioè, è giusto che voi conosciate queste cose? Può dare a voi qualcosa in più conoscere come hanno vissuto i nostri padri? Questa è la nostra tradizione. Questo è essere calabresi, perché il passato, come diceva Cassano, e la tradizione è un'invenzione del presente, un po' quello che ha detto poco fa Francesco. Noi siamo quello che vogliamo essere. Noi guardiamo al nostro passato e scegliamo quello che vogliamo essere. Noi possiamo trovare nel nostro passato elementi altissimi di civiltà, di rispetto per la natura, di rispetto per l'altro. Possiamo guardare solo le cattiverie che abbiamo fatto e entrare nell'ottica che questi siamo mafiosi, siamo tagliatori di teste, siamo criminali, non abbiamo altro futuro perché così siamo fatti. Allora questo è falso, e guardare al nostro passato in un modo giusto deve servire a questo. E come insegna ancora il professor Menuto, dice: noi non dobbiamo negare i nostri terribili mali, ma dobbiamo avere la coscienza che essi sono la nostra malattia, non la nostra identità. La nostra identità, se ci sta bene, è questa. Perché per cercare la non violenza rispetto alla natura possiamo cercare in noi stessi e trovarli, e questo dà molta più forza. È giusto anche ispirarsi a San Francesco d'Assisi, a Gandhi, a tutti gli esempi luminosi che ci sono stati, ma maggiore forza a sapere che la gente che ha camminato in queste campagne, in queste montagne, aveva questa concezione della vita. Allora ci appartiene più profondamente, possiamo farla nostra con più convinzione. E un altro modo di guardare il passato è questo. Questo è un nostro giovane che suona il tamburello e questa è una pittura bizantina che si trova al monastero delle Meteore. Il passato come specchio. Quindi noi questo dobbiamo fare. La lingua ci richiama al modo in cui eravamo, ma ci dice come possiamo essere oggi. Noi parliamo di questi problemi non pensando, sognando alla rinascita di un tempo che non ci sarà più. Parliamo come uomini di questa epoca, del 2017, con problemi quotidiani di lavoro, di figli, di sistemazioni, e sappiamo che tutto questo può essere una risorsa, ma non tanto dal punto di vista economico, quanto soprattutto dal punto di vista del modo in cui guardiamo il mondo e guardiamo noi stessi. La battaglia più grande per noi che abbiamo vinto, effettivamente, noi abbiamo perso la battaglia linguistica, perché probabilmente la lingua non durerà a lungo, però abbiamo vinto la battaglia psicologica, perché quando da ragazzino ho cominciato a parlare greco, la gente si vergognava di parlare greco. Riteneva che fosse indecoroso usare il greco pubblicamente e negavano le persone di conoscere il greco. Oggi c'è l'orgoglio di sentirsi greci, magari la lingua non si parla più, però l'orgoglio di essere se stessi, questo l'abbiamo ridato alla nostra gente ed è la cosa più preziosa che noi possiamo avere e che dobbiamo conservare tutti noi, qualunque lingua noi parliamo. Infatti, cito ancora il professore Menuto, non significa niente avere un'importanza locale o nazionale o mondiale, significa tutto invece custodire la dignità di ciò che si è. Questo vale per gli occitani, vale per i gricanici, per gli albanesi, per ogni calabrese e per ogni uomo del mondo. Quello che noi chiediamo per noi stessi lo rispettiamo in tutte le civiltà, in tutte le popolazioni del mondo. Questo deve essere quello che oggi ci può aiutare ad affrontare i problemi di oggi. E il più uno, l'ultima diapositiva, l'ho messa perché riguarda Soveria Mannelli, che è città che legge a questo pregio meraviglioso. E parlando di questa grecità che emerge qua e là, guardate, cito questo Felice Mastroianni, forse poco conosciuto anche qua, mi auguro che sia conosciuto, che è di Platania, un poeta, un grande poeta, che ha scritto in neogreco, ha scritto poesie bellissime, che ha riscoperto, ritrovato questa sua identità, la lingua della sua anima, lui dice, e ha scritto in greco, Mastroianni, anche greco. Poi mi è sfuggita la fotografia di conterraneo del nostro amico Tonino Puglia, che anche lui di Lamezia, che si è incardinato in questa realtà e ha prodotto qualcosa di molto bello. Un altro libro ancora bello che viene da Lamezia, Franco Ciriaco,
un romanzo bizantino. Cioè sono testimonianze di questa identità che emerge in un modo spontaneo, da sola, così, perché ce l'abbiamo dentro, e molti di voi ce l'hanno dentro pure. Infatti, come insegna Gerhard Rolfs, il calabrese è vernice latina, è creta greca e vernice latina. Se scaviamo un poco sopra la vernice troviamo questa grecità profonda che appartiene alla nostra identità, che dobbiamo conoscere, apprezzare per essere migliori noi. Grazie. Complimenti. Ringraziamo Tito per questa magistrale lezione, così colpito come è andato nel segno, e penso che sia andato nel segno di tutti voi, nella vostra attenzione, per il modo come ha rapportato questa tradizione che, appunto, mi piace qui richiamare un concetto che è espresso da un grande musicologo, mi riferisco a un Gustav Mahler, che diceva che la tradizione, appunto, è una condizione non passatista. Non è venerare le ceneri, ma è rigenerare il fuoco. Penso che questa concezione di Mahler della tradizione come rigenerazione del fuoco sia la, come dire, la linea che ha seguito Tito, così, per farci recuperare questa grecità che non è sepolta, ma come vedete è viva nella lingua, viva nei comportamenti e anche in quello che noi siamo. Quindi, ecco, vedete come ci muoviamo in ottica, come dicevo, diversa dal considerare queste separatezze. Non sono separatezze. Purtroppo abbiamo avuto una visione, ma che non è una visione solo nostra. Paghiamo un po' lo scotto degli stati moderni che si sono cementati nel, come dire, mettere e focalizzarsi sulla, su un'identità unitaria, mettendo da parte le differenze. Ricordate la celebre poesia manzoniana, una, l'Italia è una di lingua d'armi d'altar, no? Era un po' quello, era il modello risorgimentale, non era un fatto negativo questo, dobbiamo concepire questa come un fatto estremamente positivo, però ha finito alla lunga per mettere un po' ai margini degli aspetti importanti. Anche la scuola, caro Tito, non è che ha marginalizzato solamente anche la scuola nazionale, le minoranze linguistiche, ma fino a poco ha marginalizzato le stesse identità che compongono questo mosaico che è l'identità nazionale. L'identità nazionale è questo bel mosaico che dobbiamo guardare come tale, non come, come qualcosa di compatto che sia così, diciamo, unidirezionale, perché l'identità nazionale è frutto di queste presenze, è frutto di storie, come dice Salvatore Settis, anche del nostro paesaggio, della nostra archeologia. Tutto ciò concorre a definire l'identità nazionale, ma prima anche il calabrese era la scuola, come dire, non solamente puniva chi parlava greco, occitano albanese, ma anche chi parlava calabrese, perché era visto come, invece abbiamo visto come qui va riscoperto questo, perché abbiamo la nostra storia millenaria rispecchiata nelle nostre parlate. Non è un peccato parlare anche, d'altra parte bisogna parlare le lingue oggi, non la lingua, come dire, perché poi se accettiamo questa logica, come dire, estremamente funzionalista, finiamo per dimenticare anche, oggi c'è il problema, rischia l'italiano di diventare una minoranza con certe tendenze che la marginalizzano. Dobbiamo avere anche qui un po' di consapevolezza di dignità, di difendere l'italiano, perché è, il no, è la nostra lingua della comunità nazionale, un po' più di orgoglio. Cari ragazzi, vi invito ad usarla, anche un invito ai docenti a farsi portatori di un messaggio. Dobbiamo essere orgogliosi e non essere invasi da mode che finiscono per tradurre in una subalternità una lingua che ha una storia millenaria, non è una storia di qualche centinaio d'anni di cose, c'è una storia millenaria che va tutelata a difesa della nostra identità. Questo non è nazionalismo retrogrado, questa è difesa di una dignità in un concerto europeo in cui tutti hanno la stessa dignità. Se oggi c'è questa consapevolezza verso le minoranze, lo dobbiamo, cari ragazzi, all'Europa, perché in questi tempi in cui ognuno qui prende un microfono, magari non ha neanche la terza media, e lo sentiamo blatterare dai talk show televisivi e li prendiamo come maestri, questi sono cattivissimi maestri, perché non conoscono la nostra storia. Questi dovrebbero prima
acculturarsi, avere dei livelli minimi, no? Minimi di acculturazione, e poi avere un microfono a disposizione, perché diciamo, trovo veramente assurdo che si dia il microfono oggi a tutti, anche chi ha il vuoto mentale e non conosce appunto la sua identità, e magari considera l'identità come una giacca. Fino a ieri qualcuno si considerava longobardo, ma oggi si considera nazionalista, secondo di come sono le mode. Qui diciamo dobbiamo avere un po' di attenzione alla nostra storia. L'Europa ci ha educati a questo. Ecco, ricordiamoci perché l'Europa nasce sul principio uniti nella diversità. Non nasce nella compressione delle differenze, ma grazie all'Europa gli Stati, compresa l'Italia, oggi hanno le leggi sulle minoranze linguistiche. Non è stato un nostro merito, merito di chi ha recepito la lezione europea, ma merito di questo indirizzo comunitario che valorizza tutte le identità che compongono il mosaico europeo. Passiamo adesso alla comunità, alla mia comunità. Ecco, volevo prima di parlare, visto che si parlava appunto anche di sentire anche le voci, la musica, partirei da un piccolo video, sono pochi minuti, sono delle immagini che illustrano una realtà come quella al Brescia, che è un po' più ampia di quella delle altre minoranze. Quindi non posso in pochi minuti sintetizzarla, quindi ho pensato di prima farvi vedere questo video che illustra alcuni aspetti di questa nostra cultura molto complessa e anche molto ampia, perché la Calabria comprende circa la metà delle 50 comunità albanofone oggi tuttora vive. Altre presenze sono in Sicilia, in Basilicata, in Molise, in Abruzzo e in Puglia e in Campania. Per cui ecco, vi faccio vedere un po' questo video con delle musiche diciamo moderne, così che vi illustrano alcuni aspetti di questa nostra cultura.
fotografo Labriani, che tra l'altro è un collaboratore della nostra cattedra, che a tappeto è andato a fare tutte le comunità calabresi, adesso andrà in Sicilia, tra l'altro un'operazione interessantissima perché ha fatto una sintesi di vari aspetti della cultura materiale, come spirituale, ha cercato di rispecchiare questo solamente alla comunità di Santa Sofia de Piro, era questa comunità. Vedete che ci sono qui 25 di queste, ogni comunità ha prodotto, ecco, avete visto lì emblematicamente quegli aspetti che vi ha, di cui ha parlato anche Tito, cioè aspetti legati a questi simboli identitari della cultura, sia materiale che spirituale, che come diceva giustamente Tito, qui ecco, esigono una consapevolezza, perché questi elementi, se non collocati nel giusto posto, sembrano dei, così, dei ricordi di qualcosa. Come vedremo poi, anche in questi simboli identitari, rituali, abbiamo una storia millenaria, come vedremo anche tra poco. Ecco, quindi questa presentazione vi ha messo a contatto con una cultura come quella Brescia, che ha una sua storia particolare, una sua identità anche religiosa particolare, perché ancora oggi quasi più della metà delle comunità si riconoscono in questa, diciamo, nel rito orientale, che prima era la religione ortodossa, che una volta però in Italia nel 500 hanno dovuto poi trasformare in ritualità orientale bizantina all'interno della Chiesa cattolica. Ci sono state qui, ecco, battaglie forti per mantenere questa identità, e devo dire qui che c'è stata una grande attenzione dei papi verso questa differenza. Il paradosso è che mentre qui a livello locale si combattevano queste differenze, a livello centrale si guardava al valore che queste differenze potevano avere, anche, diciamo, guardando al futuro, come si poteva essere parte di una stessa Chiesa con le differenze create appunto dalla storia. Ecco, qui bisogna guardare un po' anche una prospettiva nuova. E anche oggi le nostre comunità vengono viste come modello positivo nell'incontro tra le due chiese. Non è casuale se una delegazione della nostra eparchia, abbiamo due chiese di rito orientale, una in Calabria per l'Italia continentale, quella di Lungoro, e quella di Piana degli Albanesi Sicilia, una delegazione è stata come ricevuta dal patriarca di Costantinopoli, che qui spesso arrivano anche, come dire, inviati dal patriarca di Costantinopoli a simboleggiare questa fase nuova avviata, diciamo, anche dalla Chiesa cattolica, simboleggiata anche dal documento congiunto fatto da Papa Francesco e Bartolomeo sul documento sulla missione della Chiesa nella salvaguardia del creato e in questo messaggio ecologico importantissimo che è venuto. Quindi questa presentazione mi consente di andare adesso a soffermarmi non su tanti aspetti, ma ho preferito concentrarmi su alcuni aspetti della nostra cultura materiale che simboleggiano quel sottotitolo della sciabaca di questa edizione, cioè i viaggi e i contatti tra lingue e culture. Ho preso tre cibi tipici della nostra cultura, e ricostruendo una specie di storia linguistica per vedere che viaggio hanno fatto questi cibi prima di approdare qui in Calabria. Ecco, dalla cultura materiale a farvi vedere come appunto la cultura, come sottolineava il dottor Schillaci, è sempre di sua natura ibrida, non c'è nessun ambito escluso dai contatti tra i popoli. Maggior ragione, la musica e la cucina rappresentano i campi per eccellenza di questa contaminazione. Cioè, una musica buona o un buon cibo si apprezzano a prescindere dalla bandiera di chi l'ha inventata. D'altra parte, anche delle cose che oggi noi riteniamo tipiche nostre, certamente non hanno avuto origine da noi, ma qualcuno le ha prodotte, qualcuno le ha fatte meglio, per cui oggi le identifichiamo non dal nome di chi le ha creati, ma da chi poi è riuscito anche a elaborarli e a trasformarli. Quindi ecco la capacità di questo. Bene, adesso, sperando che non parta di nuovo il... E
Ecco, qui dicevo, mi soffermo su alcuni aspetti tipici della nostra cultura del lessico alimentare e qui ricordo appunto che questi popoli hanno fatto dei viaggi lunghi prima di approdare in Calabria. Come vedremo, si tratta di migrazioni come quella albanese che è iniziata nel 500, quando sotto l'incalzare dei turchi, appunto, una buona parte della popolazione albanese, si tratta di una migrazione massiva, si indirizzò verso l'Italia, non solamente nel sud come si ritiene, ma anche a Venezia. Oggi, grazie a una collega veneziana, la professoressa Lucia Nadina, abbiamo scoperto una parte importante della storia veneziana legata alla storia albanese, e proprio ci sono documenti importantissimi con una comunità che ha avuto un ruolo importante, anche con figure di rilievo, ricordo qui Vittore Carpaccio, ma anche altri artisti di questa stagione che vengono fuori da questi contatti, diciamo, tra appunto l'Italia e ovviamente e l'Albania. Ma la maggior parte, dicevo, poi si concentrò qui nel sud Italia per i rapporti stretti che c'erano tra appunto Giorgio Castriota Scandere, perché l'eroe nazionale albanese che per 25 anni resistette alla dominazione turca, che ebbe poi dal Papa il titolo di atleta Christi, è diventato una delle figure centrali della resistenza europea all'invasione ottomana. Non era solamente importante per gli albanesi Skanderbeg. E quindi, diciamo, si è concentrato nel sud Italia, mantenendo però appunto relazioni anche nei secoli passati con l'area di provenienza. Ecco, qui non possiamo soffermarci troppo su, diciamo, nell'analisi di questi, diciamo, per ciò che riguarda il discorso culturale, dicevo, ecco, qui ricordo un'espressione di questo antropologo americano statunitense, questo James Clifford, che a proposito della purezza diceva che i frutti puri impazziscono, quindi per fortuna che ovviamente lui sottolineava che appunto, ecco, la necessità che i frutti non siano puri perché non impazziscono. Ecco, poi ricordo, qui siamo discorso del viaggio mediterraneo, ricordo la centralità che nell'opera di Fernand Paul Braudel acquisisce appunto quella che è stata chiamata la triade brodeliana, cioè le culture tradizionali del grano, della vite e dell'olio che appunto hanno una parte importante non solo nell'alimentazione ma nella storia dei popoli di questa terra. Quindi Braudel ha sottolineato l'importanza che anche questi aspetti della cultura materiale hanno nella storia, per capire la storia di questi popoli. Ecco, questa è la triade mediterranea secondo Braudel, quindi uva, grano e ulivo come elemento centrale della civiltà mediterranea. Ecco, iniziamo questo viaggio veloce partendo appunto da una storia linguistica di un cibo che è particolare, che è tipico un po' di questa nostra comunità. Si tratta, diciamo, della pasta fatta in casa. Interessante qui sottolineare che ci sono alcuni internazionalismi dell'italiano. L'italiano ha prodotto, non è come pensiamo noi, che non sia stata una lingua internazionale. Fino al 600 l'italiano, fino al 700 addirittura, era una lingua internazionale. Montaigne scriveva anche le sue osservazioni in italiano, perché l'italiano era la lingua, come, della musica, del teatro fino a quel periodo. Quindi non dimentichiamoci di queste cose, ecco, quando ricordiamo la storia. Non solamente sono state le altre lingue importanti, l'italiano ha avuto un ruolo importante nella storia europea fino appunto a una certa... Sì, quindi... Ci vediamo meglio. Sì, ecco, dicevo, questo uno dei... nazionalismi dell'italiano è il termine maccheroni. Non c'è lingua del mondo che non conosca questo termine, e quindi è uno degli internazionalismi. Paradossalmente una comunità italiana come quella Arbresh, qui da quasi sei secoli, non ha il termine maccheroni e conserva un termine antico per indicare pasta fatta in casa. Ecco, indica pasta fatta in casa, maccheroni, tagliatelle. Questa parola si chiama tumaz. Tumaz è attestato in tutto l'Albanese d'Italia. È venuta la curiosità, come mai gli albanesi non hanno maccheroni, hanno questo termine? Siamo andati un po' a fare la ricerca di questo termine. Ecco, e siamo andati a ritroso, qui una cartina dove sono indicate un po' tutte le comunità albanesi d'Italia, e abbiamo trovato, diciamo, in tutte le comunità c'è questo termine. Da dove viene fuori questo termine? Tra l'altro c'è anche nell'Albanitico di Grecia, perché una parte degli albanesi non venivano dall'attuale Albania, perché
come diceva Tito Schillaci, nel passato le cartine geografiche erano diverse, c'erano gli imperi, non c'erano né la Grecia, né l'Albania, né la Bulgaria, cioè c'erano gli imperi in cui i popoli spesso convivevano, popoli anche di lingue diverse che erano nello stesso territorio. Ecco, quindi dicevo che questo termine, ecco, queste sono le comunità arvanite, cioè le comunità albanesi di Grecia, da cui vengono una parte degli albanesi d'Italia. Il dialetto con cui ha maggiori affinità l'albanese d'Italia è con l'albanese di Grecia, perché una parte veniva appunto da queste aree che erano sia della Peloponneso, ma anche da alcune isole greche come l'Eubea, Andros, da cui proveniva. Allora, dicevo, questo termine viene dal turco. Ecco, può sembrare paradossale, ma i turchi ci hanno dato questo termine, Tumaz, ma mediato non è una cosa strana. Ecco, a proposito di turchismi, voglio qui ricordarvi che uno dei termini, come dire, che riteniamo più calabresi per eccellenza, il bergamotto, ha un'origine turca, non è calabrese, perché viene da Bey Amerut, pero del principe. Quindi vedete come le parole vanno avanti, con così come ci sono in italiano altri termini turchi: caffè, chiosco, tulipano. Quindi vedete un po' come la storia, che cosa ci riserva, diciamo, queste sorprese. Quindi lo stesso bergamotto, ecco, come l'anduia, non sono calabresi ma hanno origini un po' più lontane. Quindi dicevo, paradossalmente questo termine è venuto però mediato dal greco. Questo perché? Perché il greco non c'ha il termine C, che c'è il turco, lo adatta col S, quindi il fatto che sia Tumaz e non Tumach ci indica che è venuto dal greco. Il fatto strano è che oggi siamo andati a vedere in Grecia, non c'è più il termine in Grecia. È sparito il termine che i greci ci hanno dato. È sparito in tutta la Grecia, tranne nelle comunità albanesi, però si conserva, dove si conserva? A Cipro. A Cipro, che è una delle aree più conservative della Grecia, abbiamo Tumazza. E anche qui, come vedete, c'è anche una confezione, la pasta industriale si chiama Tumazza. Quindi vedete un po' com'è strano questo termine. C'erano gli albanesi in Italia e i greco ciprioti. Però, ecco, non sono stati ovviamente i greci a portarlo attraverso i turchi, però, ecco, la cosa che più ci ha sorpreso è che in Turchia il termine indica anche qui tagliatelle, quadrucci, diciamo, c'è lo stesso origine che ha qui, la stessa diffusione che ha avuto da noi. Però, ecco, un fatto strano è che oggi i turchi non hanno più il termine too much. È sparito anche in Turchia, si conserva solamente in alcune regioni della Turchia dove una volta c'erano gli armeni. Sapete che qui c'è stata questa guerra anche tragica in molte regioni armene. Oggi sono parte della Turchia e non si parla più armeno, però in certe regioni armene ancora si conserva il termine Tumaç. E cosa hanno fatto i turchi? Hanno sostituito il termine Tumaç che avevano con makarna, cioè maccheroni. Cioè l'italiano ha esportato maccheroni ai turchi e i turchi, attraverso i greci, hanno dato Tumaç agli altri. Quindi vedete un po' che viaggi strani che hanno le parole nel contesto mediterraneo. Però ecco la scoperta che poi abbiamo fatto: non sono stati neanche i turchi a darci la parola, perché facendo un'analisi più profonda di chi, dove l'etimologia del termine, ci ha portato a scoprire che la parola è stata data ai turchi dagli armeni. Gli armeni avevano un termine ciu che indicava il contenitore dove si metteva la farina e si seccava, non con l'acqua ma con una specie di yogurt che consentiva di fare una pasta secca da utilizzare anche durante l'inverno. Diciamo, questa era tipica degli armeni. E dagli armeni la parola è andata a finire poi ai turchi, ma non solo, è andata a finire ai persiani, agli arabi, ai russi. La parola praticamente è di dominio europeo, anche attraverso i russi è andata a finire agli ucraini, poi ai rumeni, ai bosniaci e ai bulgari. Tutto l'est europeo, tranne i greci che ci hanno dato Tumaz, la parola Tumaç presa dai turchi, presso i quali era il cibo principale fino al X secolo. Dal XIII secolo in poi, nel Medio Oriente, il primo posto nell'alimentazione è stato sostituito da un piatto persiano,
fatto a base di riso, il pilaf, che ha fatto fuori il tumaz. Quindi vedete un po' che storie straordinarie qui attraverso le abitudini alimentari e le questa diciamo, tradizione linguistica ci portano l'analisi di un termine che oggi pensavamo che fosse solamente nostro e poi andiamo a scoprire che invece è un termine che è patrimonio di buona parte dei popoli di quest'area mediterranea, ma anche oltre, perché siamo andati fino al Caucaso. Per cui abbiamo chiuso questa nostra rassegna qui, con questa cartina, quella a destra, che ci fa vedere come il lungo viaggio, la lunga marcia di questo cibo, che è partita dal Caucaso, è andata un po' in tutta l'area dell'est europeo, e attraverso gli albanesi è arrivata qui in Calabria. Questo primo, come dire, siamo partiti dal primo, quindi dalla pasta. Adesso andiamo invece a un altro cibo, anche questo, un cibo che pensavamo, non so se vi ricordate, la scena del prete che aveva questo pane circolare che era usato nella nostra chiesa il giovedì santo. Si tratta di questa torta, ciambella, particolare, rituale, e si chiama culiac. Culiac è questo termine. Da dove viene? Culiac è testato in tutto l'albanese, quindi non solamente nell'Albania attuale, ma anche nel Kosovo, nella Macedonia, ma anche nell'albanese di Grecia e nell'albanese d'Italia. Ecco, adesso vi faccio vedere questo culiac. Da dove viene? È un termine che viene da una parola slava. La radice è colo, che significa in protoslavo cerchio, ruota, appunto perché ha forma di ruota, no? È una ciambella, diciamo, questa è la forma di questo cibo rituale particolare, che è diffuso soprattutto per due occorrenze, per il matrimonio e per la festa di Pasqua, cioè le due feste centrali nella vita dell'uomo e della comunità che vengono suggellate dal culiac, in questo caso. Ecco qui, trovate qui, ecco, vi invito a riflettere anche qui sui simboli. Questo è il culiac, questo è di San Costantino Albanese nella Basilicata, questo che vedete a sinistra. Anche qui carico di simboli, perché trovate qui due serpenti, poi abbiamo due uccelli, al centro il nido con sette uova. Questo è il culiac del matrimonio, e tuttora viene appunto utilizzato appunto in questa ricorrenza della tradizione di rito orientale. Mentre questo è il culiac di Pasqua, questo qui, anche qui simboli antichi, comuni, perché sono qui, abbiamo l'uovo, il simbolo della resurrezione, c'è tutto un significato anche precristiano che poi, come si diceva, è stato cristianizzato, c'è tutta una simbologia importante. Questo è di Santa Sofia d'Epiro. Il fatto più interessante è che questo termine culiac è uno dei pochi prestiti che è entrato nei dialetti italiani del sud. Rawls nel suo dizionario attesta cullaccio, sorta di pane intrecciato a corona sormontato da un uovo, quindi si usa anche nel calabrese preso dall'albanese, quindi vedete che non sono unidirezionali, ma anche i contatti qui portano anche questo scambio di parole, non solamente nel calabrese, ce l'abbiamo anche nel molise, nel dialetto molisano. I colac, questi sono questi biscotti aromatizzati che sono richiamati qui a forma di ferro di cavallo. Qui bisogna solamente sapere in Molise se è entrato attraverso l'albanese o attraverso lo slavo molisano, perché in Molise ci sono anche comunità slave. Essendo il termine di origine slava, non sappiamo se è entrato, come dire, attraverso gli albanesi o attraverso gli slavi. Questa parola, come vedete, si trova in tutta l'Europa orientale. In bulgaro, in serbo-croato, ungherese, romeno, ucraino, russo, cecoslovacco, polacco e turco. Praticamente ce l'hanno tutti il culiac, tranne i greci, che hanno la cullura. Cullura che, come potete immaginare, ce l'abbiamo noi, in Calabria. Famosa cuddura o cullura, ce l'abbiamo dai greci.
da cui poi abbiamo anche le varianti, i cuduri e delle cose, ci sono tutte le varie forme diverse. Questo i greci, ecco, quello diceva le radici greche della Calabria. Ecco, i calabresi c'ha sia cullaccio dall'albanese, ma cullura, che è prevalente, che viene dal greco, l'unica lingua che non ha cullacci, quindi che avete mantenuto questa. Ecco, qui abbiamo un esempio di cuddura che è diffusa non solamente in Calabria, ma anche in Sicilia e nel Salento, ecco, in forme varie, come dicevo, cullura, cuddura, con diciamo diversi esiti, più o meno sempre pane a ciambella, focaccia, eccetera, cioè, c'è sempre questo il significato. C'è un'analisi molto approfondita sulla diffusione di cultura da parte di John Tramper, collega, professor Tramper, nelle opere di Vincenzo Padula, quindi analizza approfonditamente questa diffusione del termine in tutti i dialetti della nostra Calabria. Quindi, vi dicevo, ci si trova anche nel Salento, anche nel grecanico della Bovesia, cuddura, pane a ciambella, mentre cuduraci, ciambella pasquale con uovo. Ho tratto questo dal dizionario di... questo... Sì. Però nei paesi non grecanici ci sono cuduraci, noi siamo aguta, ad afgo, uovo. Ah, dal termine uovo, ho capito. Quindi avete visto un po' che viaggio anche qui, dico, ecco, chiudiamo questo viaggio col secondo termine e adesso vi invito a fare una riflessione, vediamo qualcuno se mi sa rispondere. Allora, cosa può unire il kulach con il signor Kalashnikov e l'arma da lui inventata? L'etimo, c'è la forma più antica dalla quale si può risalire alla storia della parola. Praticamente, da dove viene Kalashnikov? Kalashnik, Kalashnik, Kalashnik significa in russo l'uomo che fa i kulach. Quindi sarebbe colui che fa queste ciambelle, mentre il Kalashnikov sarebbe il figlio di colui che fa il kalach. Quindi vedete un po', siamo andati da una parola albanese di origine slava al Kalashnikov che oggi conosciamo. E vedete che come si possono le parole, la straordinaria possibilità di leggere la storia del mondo anche attraverso un piccolo cibo che diciamo ci permette di fare queste ricostruzioni. Ecco, questa è la... E adesso chiudiamo con un altro cibo che è tipico un po' delle nostre comunità. Anche questa è una storia avventurosa, una storia linguistica sempre avventurosa, perché ci sono delle cose inspiegabili, poi anche molto particolari. Ecco, si tratta della famosa Lucanica. Lucanica, come sapete, è il nome di un particolare tipo di salsiccia che i romani avevano chiamato così, perché, appunto, come vedremo, qualcuno, poi bisogna capire qui se così, è veramente così, diceva che era un po' tipico questo modo di fare esercizio dei Lucani. Quindi diciamo che la Lucanica è iniziata da qui, cioè da una parola che ritroviamo ovviamente nel... Ecco, qui vi ho richiamato il vocabolario online della Treccani, dove, ecco, è richiamato con la parola anche Luganica o Luganica, che tra l'altro è una voce dell'italiano settentrionale, perché tipico del Veneto, della Lombardia, dove anche qui indica un certo tipo di salsiccia che si usa nel Trentino, nel Veneto, in questa zona. Quindi però si chiama non Lucanica, come lo chiamavano in latino, lo chiamavano Luganica, questa parola. Ecco, qui diceva Varrone che appunto era la salsiccia fatta alla maniera, dal modo di fare dei Lucani. Quindi ecco, la Lucanica lo spiega Varrone, poi c'è anche in Cicerone, insomma è ben attestata. La parola però, ecco qui, a un certo punto, durante il Medioevo, è passata anche nel IV secolo, prima ancora del Medioevo, è passata nei Balcani. Passata nei Balcani ed è entrata nel greco. Come vedete, i cibi, quando sono apprezzati, non pagano dazi, insomma, ecco. La cucina è sempre stata globale, la globalizzazione non è una scoperta
Carta Nostra, anche in quel periodo tutto era globale, anche la cucina, anche senza McDonald's i popoli avevano così questa tendenza così, di passare le esperienze nel campo dell'alimentazione, che non è solamente alimentazione, perché il cibo, come abbiamo visto, è legato anche alla ritualità, il cibo è qualcosa che va al di là dell'alimentazione, è una conservazione di procedure che lo rende particolarmente interessante per studiare le abitudini di una comunità. Ecco, dicevo, è passato nel greco e la parola dal latino è diventata greca. Perché cosa è successo? Che i greci poi l'hanno diffusa in tutte le altre lingue del contesto europeo orientale. E la parola nell'area occidentale è sparita. Cioè, paradossalmente, non c'è nessuna voce nell'italiano, nei dialetti italiani che richiami, tranne quelli del nord, che vi ho detto, che richiami più la lucanica. Che cosa è successo qui? È successo che a un certo punto la parola la si ritrova oggi nel sud presso due minoranze linguistiche, presso i grecanici, dove Cara Anastasis nella sua opera in più volumi del lessico del grecanico attesta appunto rucanica, attesta rucanica, quindi l'unica variante linguistica dove c'è il termine lucanica ce l'ha il greco e, cosa strana, l'albanese. L'albanese perché appunto dai Balcani hanno riportato di nuovo dove stavano i lucani l'antica parola per indicare un certo tipo di salsiccia. Quindi l'kung dell'albanese che viene dal greco è stata restituita nel contesto meridionale da dove era partita e dove era sparita. Quindi vedete che viaggi strani, diciamo, anche misteriosi. Una parola che è partita nell'Italia meridionale, come dire, ha fatto il giro del mondo, poi è tornata attraverso i grecanici, attraverso gli albanesi, ed è tornata nel nord grazie ai veneziani. I veneziani, che erano i padroni del Mediterraneo, hanno preso la parola nei Balcani, l'hanno portata tra di loro. Ecco la lucanica veneta, lombarda e trentina di oggi, come a radici non più italiane, ma greche, riprese dai veneziani. Ecco, in breve questa è la fine di questo viaggio attraverso le lingue. Vi ho portato qui, ovviamente in mezz'ora non si poteva fare una storia linguistica, politica, c'è bisogno di fare magari più interventi, qui raccomando alle scuole a questa attenzione, a queste differenze, perché non sono cose sganciate dalla nostra storia. Come avete visto, delle cose che sono tipiche di una cultura, poi riscopriamo essere parte integrante in questa visione che vede i popoli, come giustamente diceva Tito Schillaci, parte componenti di questo mosaico unico in cui dobbiamo riscoprire e anche assaporare queste diversità, perché rendono anche la nostra vita anche più interessante. Guai a immaginare mondi chiusi in castelli medievali in cui alzare il ponte è pensare di, come dire, conservarci o diciamo rinchiuderci in noi stessi perdendo i contatti con l'altro. La storia della civiltà dell'uomo finora è andata avanti grazie agli scambi. Se tutti i popoli oggi hanno gli stessi strumenti per comunicare, per abitare, altro è grazie al passaggio delle esperienze, perché nessun popolo è nato, come dire, con una sua funzione, diciamo, guida. Si sono succeduti tanti imperi nel mondo, gli imperi durano poco, però la civiltà va avanti grazie all'esperienza che viene trasmessa agli altri popoli. Qualcuno prenderà questo, come dire, questo testimone e lo porterà più avanti. Guai a pensare che la storia del mondo si faccia con le chiusure, così chiudendoci nei nostri orticelli, pensando in questo modo di risolvere i nostri problemi nell'isolamento, ma è nel contatto e negli scambi che si risolvono i problemi dell'umanità. Vi ringrazio. Se c'è qualcuno che vuole intervenire. Prego, prego.
Io volevo chiedere quanto possa essere importante la letteratura, specie nel caso per esempio del Guardiolo, come diceva il professore, che si sta estinguendo, la produzione letteraria, cioè la poesia, o anche quale funzione ha avuto la musica, per esempio per la lingua grecanica. Allora, letteratura a guardia non c'è. C'è una canzone che sembra di origine antica, cioè che poteva essere venuta dalle valli. Ci sono due o tre, no, ci sono canzoni probabilmente di origine calabrese. C'è una versione guardiola della Calabrisella. Poi suppongo che alcune canzoni che magari non si conoscono in calabrese siano comunque di origine calabrese e estinte o scomparse in calabrese. Quindi ci sono cinque o sei canzoni. Può darsi, io ho detto prima che un ragazzo gira perché fa musica, può darsi che lui ha scritto qualcos'altro, che ci sono cose che non conosco ancora, ma c'è pochissimo, letteratura proprio niente. Sì, no, per noi è estremamente importante questo aspetto, perché effettivamente il numero dei parlanti diminuisce, però abbiamo molti giovani appassionati che imparano abbastanza le lingue e riescono a scriverla, e abbiamo delle produzioni molto belle. Poi abbiamo ancora una generazione di anziani madrelingua che scrivono poesie con una facilità enorme, abbiamo una ricca produzione attuale, viva, di poeti che hanno scritto cose molto belle, e abbiamo anche un poeta, scrittore, Salvino Lucera, che oltre ad aver pubblicato delle cose, poesie molto belle, e ha scritto anche due romanzi in lingua greca di Calabria, esclusivamente in lingua greca di Calabria, con quasi nessun prestito dal greco moderno o dall'italiano, che è una cosa difficile, scritti veramente molto bene. Quindi questa è un'opportunità per noi di rivitalizzare la lingua. Poi la musica non ne parliamo, la musica è ancora vitale, la musica e, e il ballo sono ben conservati, coltivati, e produciamo canzoni sia moderne che in stile tradizionale, ancora sulla zampogna. E devo dire che alla notte della Taranta ho avuto il piacere, però mi è dispiaciuto un poco, di sentire la canzone Ela Mukondà, calabrese, ormai quasi l'inno dei greci di Calabria, presentata come greca. Questo mi è dispiaciuto, un poco alla... c'è una versione scritta in greco, però il ritornello uguale, e quindi esportiamo anche musica negli altri paesi. Questo mi ha fatto piacere, solo avrei creduto che fosse stato scritto per il canto e greco di Calabria. Però anche uno strumento molto importante anche per i bambini, perché la musica è molto sentita, soprattutto l'organetto è molto diffuso, il ballo è curato, ora la zampogna, che era in abbandono, un poco come la lingua, è rinata, la lira, c'è una bella rinascita della lira, tutte cose che erano state abbandonate insieme alla lingua, perché l'idea di 30-40 anni fa era che tutte queste cose, tutta la cultura tradizionale fosse il retaggio di un passato di povertà e di miseria inutile, del quale bisognava abbandonare, liberarsi al più presto per adeguarsi ai tempi moderni. Ora questa mentalità è cambiata, e allora abbiamo questa bella rinascita, che ha anche delle ripercussioni sul piano economico. Per esempio da noi c'è un festival, Pagliarizza, che si basa su questa idea di rivalutazione della tradizione, ma che poi apre a tutto il mondo, che è una risorsa importante per i paesi dell'interno. È una risorsa anche economica, perché attira turisti, un grande movimento di persone, ed è una bella cosa veramente. Voglio solamente aggiungere, per invece per la nostra comunità albanese, la letteratura ha avuto un ruolo centrale. È stata dal 500 abbiamo le prime opere pubblicate in questa lingua, quando in Albania era proibito scrivere l'albanese. Questo dovrebbero ricordarselo certi che vanno a seguire questo dittatore che risponde al nome di Erdogan, che andrebbe bandito dalla comunità internazionale, perché è portatore di un messaggio di neo-ottomanesimo che è veramente la negazione di questi valori. E dovrebbero ricordarsi che fino al 1880 in Albania era proibito scrivere anche in albanese.
questo per imposizione dei predecessori di Erdogan. E gli albanesi hanno avuto solamente in Italia, grazie a due collegi importanti, uno in Calabria, a San Benedettullano, fondato da Stefano Rodotà, tra l'altro, un antenato dell'altro Rodotà, e poi trasferito a San Demetrio Corone, il famoso collegio italo-albanese, in Sicilia, a Palermo. Grazie a questi due seminari hanno formato intelligenze di intellettuali che hanno riscoperto l'identità albanese e hanno poi prodotto una letteratura che ha fatto riscoprire, grazie ai contatti con la cultura italiana, in particolare Niccolò Tomaseo, Cesare Cantù, o con la cultura francese, ricordo Lamartine, Victor Hugo, Frédéric Mistral, grazie a questo gli albanesi d'Italia hanno fatto riscoprire l'Albania all'Europa e l'Albania, come dire, ha riscoperto se stessa grazie alla letteratura, un personaggio che è centrale, quello di Girolamo Derada. Tra l'altro con la casa editrice Rubettino stiamo per completare l'opera omnia di Derada, che diciamo è un'opera centrale della cultura albanese, tra l'altro opera ripresa anche dal Ministero della Cultura albanese con riconoscimenti internazionali. Grazie a uno scrittore calabro albanese, l'Albania ha riconquistato la sua indipendenza perché è stata sostenuta dall'opinione pubblica europea, e quando è crollato l'impero turco, nel nome di questa tradizione creata in Italia e solamente in seguito nei Balcani, grazie alla letteratura, qualcuno dice la letteratura non serve, grazie alla letteratura un popolo ha riconquistato come la sua identità e la sua indipendenza, non è poco in questa cosa. Solo brevemente, perché i ragazzi sono qua da tanto tempo ed è veramente esemplare il loro comportamento. Veramente. Ve lo dico da ascoltatrice oggi, ma anche da persona che viene dalla scuola, quindi bravi. E volevo ringraziare, io vengo da Lamezia, e ci tenevo a venire, immaginavo il valore della riunione, e però vi devo ringraziare perché siete stati veramente la passione che ci avete messo. Il tema è quello che è importantissimo, la storia delle lingue e dei dialetti non è altro che la storia nostra. È una lingua vive e vive nell'uso, come diceva Schillaci prima e comunque anche lei. Ma vi ringrazio per la passione che ci avete messo in quello che avete trasmesso, e che non fa altro che dare valore anche a questa lungimiranza di Rubettino e di tutti voi, del sindaco e di tutte le persone che conosco di Soveria, so le attività culturali di Soveria, conosco, quindi vi ringrazio e spero tanto che siano state assorbite, perché poi si è parlato di storia ma si è parlato di valori che poi sono i valori dell'uomo. Quindi spero che i ragazzi abbiano assorbito tutte le cose che voi ci avete trasmesso e che ne facciano tesoro e che riflettano su quello che è la vita loro, la nostra vita, ma soprattutto la loro vita. Grazie, grazie. Prego, prego. Sì, prego, prego. Prima una domanda, buongiorno innanzitutto e grazie per quello che avete fatto, una domanda di ordine, come dire, linguistico glottologico. Lei ha detto che tra culac e cullura c'è una diversa origine, eppure dalla radice delle parole a me sembra che ci sia un'origine comune. La seconda cosa, non voglio parlare di minoranze linguistiche ma soltanto chiedervi se secondo voi sono adeguatamente tutelate o cosa bisogna fare ancora, con proposte concrete. La terza cosa, si parla poco del greco, eppure anche a Soveria c'è una parola, ne dico una, ci sono tante, ne dico una per tutte, catoio, catoikos. Personalmente poi a me piace girare, chi mi conosce lo sa, dalle parti di Aiello, quindi come dire un po' anche nella Calabria interna, ci sono diverse località di origine che hanno nome greco. C'è una piccola frazioncina di Aiello che si chiama Borgile, piccola borsa, oppure salendo da Campora verso Serraiello, Cucuvaia, Civetta.
Forse bisognerebbe parlare anche di questo. Grazie. Sì, l'osservazione su colore è esatta, cioè nel senso io ho detto che cioè la parola culacci non è entrata solo nel greco, però il greco ovviamente come lingua indoeuropea, così come l'albanese, come lo slavo, come latino, appunto ha una stessa matrice comune. Dicevo quella matrice col che indicava appunto cerchio, che appunto ovviamente è la stessa matrice a base latina e a base greca da cui poi viene la stessa parola collura. Quello che si fa, purtroppo la legge, cioè c'è una legge ed è un fatto importante che ci sia una legge dello Stato che riconosca, dia soggettività a queste comunità che non sono, così come sono state nel passato, ignorate. Però purtroppo questa legge risente, oltre che di una, come, di un vizio prettamente italico, che è quella che faceva dire giustamente dal punto di vista linguistico a un grande glottologo come Pellegrini, Gian Battista Pellegrini, che l'Italia, diceva, è una maggioranza di minoranze. Aveva ragione Gian Battista Pellegrini di chiamare l'Italia in questo modo, perché se andiamo a scoprire poi troviamo appunto questa la veridicità. Però ci sono anche due Italie qui, purtroppo ci sono due Italie, perché ci sono due approcci nel modo come si considerano queste comunità. C'è un'Italia del nord e un'Italia del sud. E ci sono due approcci, in parte dipendono anche non è che dobbiamo attribuirla agli altri. Se gli altri ci sanno fare, vuol dire che alla fine chi non ci sa fare che è debitore, non chi ci sa fare. Purtroppo qui c'è un discorso anche di rappresentanza politica, perché avere rappresentanza politica garantita, come ce l'hanno le comunità tedesche, forse pure troppe, come diceva Aimnis, il costituzionalista, qualche giorno in un'intervista al Messaggero Veneto, dice che appunto considera sicuramente ingiusto che ci siano questi due trattamenti. E infatti chiudeva questa intervista al Messaggero Veneto Aimnis con una domanda: chi difende, diceva, gli albanesi di Calabria o le minoranze in Calabria, mentre gli altri sono tutelati da partiti politici, da rappresentanze anche a livello europeo, che poi fanno portatori di altri, come dire, di modelli avanzati, di risorse avanzate. Andate a vedere cosa si fa in Trentino con numeri di minoranze molto più ridotte. In Trentino c'è il 4% di minoranze linguistiche, solo in provincia di Cosenza ci sono l'8% di minoranze linguistiche. Non abbiamo lo stesso peso che hanno il 4% in Trentino, dove con le minoranze ci sono risorse straordinarie della comunità che interviene e che rende più ricca la comunità. Ma in Trentino il vicepresidente della provincia deve essere espresso da quel 4%, hanno delle protezioni assicurate. Questo non succede purtroppo da noi, paghiamo come questo handicap, ma paghiamo anche delle risorse banali, perché alle scuole arrivano delle briciole. Arrivano tante risorse, però per queste cose arrivano delle briciole che non arrivano neanche nelle piccole scuole. Addirittura, come diceva Tito, addirittura chiudiamo le scuole perché devono rispettare. Queste sono piccole comunità, non possono avere quei numeri che garantiscono l'autonomia scolastica. Devono intervenire dei meccanismi di tutela, altrimenti se uno da Bova va appunto a Melito, Porto Salvo, è chiaro che la lingua sparisce se in fuori dal conto. Quindi c'è ancora molto da fare, ma c'è anche molto da pulire, perché qui dopo la legge sono venute fuori che ci sono in Italia 1000 comuni su 8000 che hanno chiesto di essere riconosciuti come minoranze linguistiche. Questo è uno scandalo che deve finire, e questo perché la legge è molto liberale, dice che basta che la provincia deliberi senza nessuna verifica linguistica, perché ognuno si può inventare tutte le minoranze che vuole. Qui non trovo serio che uno Stato non intervenga. Come università abbiamo chiesto che siano la Società Glottologica Italiana, la Società Italiana di Linguistica, a fare una indagine seria
comune per comune dove hanno chiesto la protezione per verificare se ci sono minoranze linguistiche, perché noi non risulta che in Italia 1000 comuni siano di minoranze linguistiche. Anche tutta la zona di Belluno adesso è diventata ladina perché diceva si trova tra Trentino e Friuli, non avendo una garanzia speciale, adesso anche il bellunese diventa speciale perché è speciale il Trentino e speciale il Friuli, ma questo non sono difesa di minoranze linguistiche. La legge non nasce perché le minoranze sono su uno scalino superiore agli altri, ma per garantire parità di diritti linguistici ai cittadini europei. Se questa condizione non c'è, non ha ragion d'essere per proteggere una comunità e non soveria, perché quella non è una cultura superiore quella delle minoranze, è garantire parità di trattamento ai cittadini. E secondo me dovremmo qui intervenire molto per correggere questo errore, purtroppo dipeso dal fatto che non c'è un garante che interviene, perché se ognuno si basa sulla autodichiarazione, abbiamo adesso l'assurdo che anche a Messina, tra l'altro anche lì riconosciuta di minoranza greca, addirittura a Messina è riconosciuta come comune di minoranza greca, ma non mi sembra che Messina sia una comunità greca, o addirittura qualcuno nell'isola d'Ischia pensava di creare una difesa per la difesa della comunità germanofona, perché ci sono tanti tedeschi che vanno a svernare a Ischia. Penso che se adottiamo questo sistema, diciamo, mobile qui, con tutte le mobilità, ognuno può inventarsi tutte le minoranze di questo mondo. Anche io, avendo un cognome di origine longobarda, posso domani richiamare il fatto che, essendo di origine longobarda il mio cognome, difendo la minoranza germanofona in Calabria. Queste sono delle assurdità che andrebbero cancellate. Grazie comunque della domanda. C'è qualcun altro? C'era qualcuno? Prego. Buongiorno a tutti, grazie per la lezione, veramente di averci trasportato un po' nel passato e quindi ci ha fatto rivivere da dove veniamo. Io sono convinto, come credo che la maggior parte di noi, che per un futuro di un paese bisogna affondare la conoscenza nella storia, quindi nella sua identità. Però mi viene il dubbio, in un mondo globalizzato qual è quello di oggi, quale spazio può avere lo studio e quindi l'approfondimento delle culture minoritarie? Visto che tra l'altro i nostri giovani non credo che ci sia proprio una propensione e portati allo studio, andare a riscoprire o parlare delle tradizioni. Oggi sono molto amanti delle innovazioni. Quale spazio riusciamo a trovare noi per motivare questo e dare veramente un collegamento con quello che realmente voi dite, che senza queste noi potremmo perdere chissà che cosa? Io ne sono convinto, però il problema è: qual è la strada giusta per fare questo, visto che abbiamo molte altre difficoltà? Grazie. Bella domanda. Sì, questa è la sfida di oggi. Allora, il problema è, secondo me, nel modo in cui noi guardiamo a noi stessi. Cioè, non è che bisogna difendere il greco per principio perché è una lingua migliore delle altre. Semplicemente perché appartiene alla mia realtà. Io guardo a me stesso, riconosco che in questo mio passato c'è una dignità, lo accetto, lo assumo e mi presento nel mondo di oggi con questa mia particolarità e arricchisco gli altri, perché poi vengo a Sovria Mannelli e scopro la parola catoio, scopro la parola araba in Calabria o bulgaro, slava o normanna, e questo mi permette di rapportarmi meglio agli altri, se il mio sentimento è questo. Cioè, cercare le parole ha una valenza sociale, perché ecco, è stato bellissimo questo viaggio che ci ha fatto il professor Altemare, ma le parole non viaggiano da sole nell'etere, viaggiano con le persone. Cioè, il tragitto di queste parole significa che i popoli, le persone si sono spostate in tutti questi itinerari. Significa che oggi guardare il mondo diviso dalle frontiere politiche è un modo fasullo di guardarlo, non è la realtà. E quindi significa relativizzare. Allora noi, secondo me, dobbiamo partire dal guardarci intorno, fare pace con il nostro passato, specialmente noi in Calabria, assumerlo nel luogo in cui ci troviamo per quello che siamo e presentarci al mondo di oggi con questo viso di oggi, accettando il nostro passato, ciò che di utile, di bello, di valido oggi ci può dare, rinnegando e cambiando quello che non va bene. E poi sui motivi per cui parlare, per esempio, per noi, per cui difendere la minoranza, ci sono migliaia, molti veramente, sarebbe lungo ora parlarne. C'è il problema dell'importanza del bilinguismo, dove c'è la possibilità di salvarlo,
c'è l'importanza di avere una possibilità di comunicare, di rapportarsi con anche il Guardiolo, è importante perché apre, assunto nel modo giusto, a questa realtà di tutta la Francia meridionale, del Piemonte. Noi con la lingua greca, io dico la lingua greca per noi, che è una lingua povera, piccola, poche migliaia di termini, è una porticina che ci permette di entrare in un mondo che è ricchissimo, che tutto il mondo della grecità, dell'ellenismo moderno, della Grecia di oggi, del neogreco che ormai è la coine nuova, ma anche del greco medievale, del greco antico, ci permette di accedere a tutta la nostra storia, al nostro patrimonio letterario del passato, ai codici che ci sono di Bova, che sono al Vaticano, a tutto un patrimonio nostro che perderemmo. Quindi noi dobbiamo capire che questa è una valenza importante, sociale, culturale, spirituale anche. E poi trovare le vie giuste. Qual è la via? Questo è un grosso problema. È ovvio che la tutela serve proprio perché chi parla una lingua minoritaria è svantaggiato e occorre studiare delle misure adeguate, un poco accennate al professor Altimari, per porre sullo stesso piano chi parla una lingua minoritaria rispetto a chi non la parla. Perché certamente il peso oggi della modernità delle lingue ufficiali dell'inglese è potentissimo perché tutto viaggia attraverso queste lingue. Però occorre spiegare alle persone che parlare il greco, l'occitano, l'albanese non significa non parlare l'inglese. Il problema non è il problema è e. Cioè io ho tre figlie, le mie figlie ho parlato sempre greco e le mie figlie parlano qualunque altra lingua, parlano una che parla più lingue e sono state facilitate da questa abitudine al bilinguismo, non danneggiate. Non è che se io parlo greco impedisco a mia figlia di parlare l'italiano, lo propongo un ostacolo. Quindi fare un po' di pulizia da tanti pregiudizi che ci sono aiuta molto. E poi sarebbe molto lungo su cosa fare, insomma, spero che basti. Fare una battuta, ovviamente, quello diceva Tito è giusto, cioè il fatto che prima si pensava che per imparare un'altra lingua bisognava cancellare un'altra, come le lingue fossero come dei contenitori, delle bottiglie in cui prima bisogna svuotare il vino per metterci l'olio, per metterci altre cose. E le lingue invece è come suonare più strumenti. Se uno è bravo a suonare la chitarra non è che appunto gli si deve vietare di suonare anche la fisarmonica, di suonare la tromba, cioè più lingue si parlano meglio è. Tra l'altro a parte le capacità cognitive che aumentano quando si parlano più lingue, ma adesso anche dal punto di vista della sanità hanno scoperto, bontà loro, i canadesi, che in fatto di plurilinguismo ne sanno certamente più degli altri, che hanno scoperto che come imparare più lingue allontana il rischio dell'Alzheimer, per cui lo slogan oggi è più lingue meno Alzheimer, non è poco, ecco, di questi tempi, diciamo, a un certo punto. Prima di chiudere, ecco, volevo ringraziare ovviamente tutti i presenti, i carissimi studenti, i carissimi colleghi docenti, gli ospiti, e un ringraziamento appunto al sindaco, alla comunità di Soveria, e un ringraziamento alla Rubettino, quindi a Florindo, un ringraziamento speciale. Avrei una proposta dopo questa chiacchierata. Ecco. Penso che alla luce di quello che si è detto e si fa, penso che riscoprire questi tanti angoli della Calabria, la Rubettino c'è una tradizione ormai semisecolare di queste cose, però ecco, questa attenzione alle scuole partendo da angolazioni diverse di questa storia linguistica, culturale, diciamo anche musicologica, cioè degli strumenti agili, diciamo, in cui la scienza riesce a dialogare con la scuola attraverso, diciamo, questo nuovo approccio, che ovviamente non deve essere solamente cartaceo, in cui restituiamo questa storia alla Calabria, ecco, facendo riscoprire questa ricchezza, legandola alla scuola, ecco, in cui riusciamo queste cose a farle dire anche in a tutte le scuole calabresi, forse con un'idea del genere, da lanciare anche all'ufficio scolastico, magari per la parte che possiamo fare, possiamo contribuire, potrebbe essere interessante per far scoprire ai giovani tanti lati nascosti di questa identità nostra che meritano di essere conosciuti. Prego, dottor Franco. Grazie, io...
Ringrazio tutto il pubblico a nome dello staff di Sciabaca, ringrazio i nostri ospiti. Prima di salutarci volevo ricordarvi gli altri appuntamenti della giornata. Alle 17 ci troviamo alla stazione delle Ferrovie della Calabria con Anna Rosa Macri per un incontro di viaggi di Calabria e di Mediterraneo, sempre allo stesso luogo alle 17.30 con Vito Teti per un'antropologia dell'erranza meridionale. Poi alle 19 alle ex industrie Rubettino ci sarà il vernissage delle tre mostre con Nick Spatari, una videomostra sui carbonai e sulla certosa di Serra San Bruno e sulle ferrovie della Calabria. E poi la serata si concluderà alle 21.30 a Largo ai Giovani con Malura, concerto di Cataldo Perri e lo Squintetto. Grazie, arrivederci.